siamo contenti, siamo soddisfatti di questa impostazione che si è data quest'anno allo spazio della BIT della Regione Marche, una centralità di tanti temi, ma naturalmente della capitale italiana della cultura. E tanto Rossini nelle performance, addirittura nel barbiere che abbiamo qui dietro, che abbiamo trasferito dalla tradizione di Casa Rossini. Un piano superiore, questa terrazza che funziona tantissimo nel curiosire il pubblico, affidata ai migliori chef marchigiani, ai chef stellati che propongono proposte rossiniane per l'appunto, e in generale il racconto di una regione che si racconta naturalmente al plurale, ma che individua nella capitale della cultura un'opportunità per tutti. Sindaco Matteo Ricci è venuto a Milano ovviamente per presenziare Pesaro capitale per la cultura, ma mi sembra anche per farsi la barba. Beh, quando incontri il barbiere di Siviglia non puoi farne a meno, abbiamo davvero il top che ci può avere nel mondo e quindi approfitto per fare la barba, che stamattina non ho fatto in tempo, non riuscivo a svegliarmi e quindi diciamo uniamo l'utile al dilettevole. Un grande appuntamento per la regione, per la città di Pesaro, Pesaro capitale italiana della cultura e anche capitale della BIT. Sì, oggi è una giornata importante perché in questo bello stand della Regione Marche c'è uno spazio importante per la capitale della cultura, del resto è un'opportunità per promuovere tutta la regione e siamo molto contenti di essere qua. La BIT rimane comunque uno dei momenti durante l'anno più importanti nei quali presentare il nostro territorio e quest'anno ovviamente il nostro territorio ha come punta di diamante Pesaro capitale della cultura. C'è grande attesa per il turismo. Tutti ci auguriamo un 2024 che da questo punto di vista non sia bisestile. Ah, io penso che sarà una bella annata, di certo la promozione e la visibilità che abbiamo avuto fino ad oggi soltanto con la cerimonia inaugurale non l'avevamo mai avuta in 50 anni e quindi è evidente che sicuramente sarà un anno di grande promozione e sono convinto che anche già da quest'anno si vedranno i primi risultati turistici. Questo è un appuntamento che cerchiamo sempre di presidiare con la massima attenzione, ovviamente quest'anno c'è un motivo in più sotto la grande casa di Capitale della Cultura, è un'occasione per promuovere le innumerevoli attività, a iniziare dal Rossini Opera Festival con questa anche divertente soluzione del barbiere che abbiamo già sperimentiamo a Casa Rossini, che diverte, che qua è un'occasione appunto per rilanciare in una maniera divertente un brand che quest'anno sarà sicuramente fra i più significativi di questo anno speciale. Anche con il Festival del Cinema abbiamo cercato di realizzare un festival capitale, quindi un festival più lungo. Abbiamo iniziato a raccontare dei contenuti che hanno già creato tanta attenzione, quindi la retrospettiva su Ficarra e Picone, e fra poco poi inizieremo a questo racconto in cui ogni due settimane inizieremo a raccontare un pezzo di un festival che, prometto, non mancherà di tradire le attese. Quello che abbiamo registrato fino adesso è un grande entusiasmo, non solo a livello territoriale della provincia di Pesaro Urbino ma anche regionale. Molti sindaci che erano stati invitati e presenti alla cerimonia hanno trasmesso un grande interesse a tutte le attività di Pesaro capitale italiana della cultura e si sono proposti per poter entrare in questo network che faremo e che stiamo facendo in verità con la Regione Marche attraverso l'ampliamento della comunicazione ai siti culturali di tutta la regione attraverso la card di Pesaro 2024. Quindi oggi abbiamo anticipato questa politica di espansione ma soprattutto di inclusione delle politiche di Pesaro 2024 alle politiche che già la Regione Marche portava avanti. Quindi un'unica card per visitare in qualche maniera tutti i beni culturali delle Marche. Tanto perché c'è l'attrazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, con le tante iniziative di promozione che il Comune, anche con il Rossini Opera Festival e anche la Confcommercio stanno facendo in Italia e nel mondo. E poi le Marche, ovviamente c'è questa campagna di comunicazione dedicata a Let's Marche in Italia e speriamo all'estero, perché quello che ci manca nelle Marche sono i turisti stranieri e quindi c'è molta attesa per una stagione che dovrebbe superare in dati di presenza quella del 2023. Noi come Confcommercio ovviamente con l'itinerario della bellezza facciamo la nostra parte partecipando a tante iniziative, organizzando tanti eventi. Abbiamo fatto la fiera di Utrecht in Olanda, adesso siamo a Milano, poi saremo a Napoli, saremo a Bergamo, il 5 aprile saremo a Roma, quindi insomma, tante iniziative di promozione per una provincia straordinaria in un anno particolarmente importante come il 2024.